tra affermazioni sessiste, primarie contestate, addii al veleno, ricorsi, minacce, discussione, sempre più caos candidature per le amministrative di giugno. Se a Napoli l'ex sindaco Bassolino non si arrende ed è pronto a chiedere un nuovo giudizio, il terzo, per invalidare il voto che lo ha visto sconfitto da Valeria Valente, a Milano il Movimento 5 Stelle si ritrova senza candidato dopo la rumorosa uscita di scena di Patrizia Bedori. Non mi vogliono perché sono brutta e grassa, l'accusa dell'ex candidata. Per non parlare poi di Roma, dove impazza il caso Meloni, da mamma può fare o meno il sindaco. A sostegno della tesi Bertolaso, che eviterebbe il doppio incarico, oggi arrivano le parole di Berlusconi, suo grande sponsor nella capitale. Fare il sindaco è lavoro terribile, lei da mamma non lo può fare, così l'ex cavaliere, che se la prende anche con quei partiti, legacy il carroccio di Salvini, che per egoismo cercano di spingere la Meloni a fare il suo male. Sulle dichiarazioni di Bertolaso, comunque, che hanno indispettito molte donne, interviene anche il premier Renzi. Poi io spero lo faccia Giachetti, ma una mamma può assolutamente farlo. Il caso Meloni dunque resta al centro del dibattito. D'altronde la stessa leader di Fratelli d'Italia, che domani annuncerà la sua candidatura, aveva fatto della sua prossima maternità argomento di rilevanza pubblica e politica, annunciandola proprio al Family Day dello scorso gennaio. In quell'occasione aveva anche detto di non essere sicura, con una gravidanza in corso, di poter correre per la capitale. Ma al di là del caso Meloni torna anche la questione morale. Proprio nell'urbe è diventata pubblica l'indagine dell'autorità anticorruzione guidata dall'ex magistrato Raffaele Cantone, ed è una bocciatura della gestione del Campidoglio dal 2012 al 2014. Una sistematica e diffusa violazione delle norme, si legge nella relazione, in tutti i settori in cui i servizi sono assegnati ad appalto. Si va dalla manutenzione delle strade ai servizi per i disabili, dagli ospizi agli affitti delle case, dalla macellazione della carne alla tutela del verde pubblico. Questa è l'eredità sulle spalle del prossimo sindaco di Roma.